Bene amici del Soundtech World, guardate che gigante pacco che vi avevo già fatto vedere. Abbiamo un QNAP, un TWS463 con specifiche che dopo vi racconto. Guardate la scatolona quanto è grande, un prodotto che pesa 4,5 kg. Guardate qua che belle tutte queste specifiche, vi faccio vedere un attimino la confezione di vendita. Questo è un NAS destinato a uffici e chi se lo compra per casa è da ricovero, no scherzo. È un NAS che di listino costa 800 euro circa. Intanto ringrazio l'ufficio stampa di QNAP che me l'ha mandato in prova. Supporta anche la connessione 10 giga, chiaramente con la fibra. E dopo vi farò vedere vi racconterò un attimino le specifiche. Intanto, se volete dare un occhio qui, tutta una serie di specifiche, ve le faccio mandare a video in modo tale che chi ha bisogno ferma il video e le guarda con dovizia. Faccio anche fatica a fare il video perché questo NAS è veramente gigantissimo. Ha anche la scheda video integrata, Allora, andiamo a parlare un attimino di questo NAS che è veramente gigante. Dopo ve lo faccio vedere e questa recensione così dura pochissimo. Poi andiamo al PC e vi faccio vedere tutte le funzioni di questo QNAP, che era chiuso in un contenitore dorato, l'elegante TWS463 dotato dell'intuitivo sistema operativo QTS. È una soluzione NAS affidabile, sicura e scalabile, studiata per applicazioni aziendali importanti e intensive, in grado di rispondere alle sempre maggiori necessità di archiviazione dei dati. Il TWS463 supporta 10 gigabit Ethernet tramite l'espansione opzionale di rete PCI Express e offre un'elevata prestazione con throughput costante. Questo è importante, throughput costante, per consentire alle piccole e medie imprese le predisposizioni di un cloud privato affidabile grazie a una soluzione di archiviazione completa. Soluzione di archiviazione altamente efficiente, appunto vi dicevo, grazie alla porta 10 giga, maggiore protezione dei dati grazie a un motore di crittografia hardware accelerato ad alte prestazioni con crittografia di volume NAS AES 256 bit ed antivirus. Insomma, tutta una serie di impostazioni, di features davvero molto interessanti. Esecuzione di macchine virtuali su base Windows, Linux, Android con Virtualization Station. Insomma, abbiamo davvero una miriade di funzioni. Anche la trascodifica immediata e offline di video in Full HD grazie all'esclusiva tecnologia di trascodifica QNAP e al motore di trascodifica hardware. Espansione della capacità di archiviazione RAW totale fino a 160 tera con i convenienti alloggiamenti d'espansione UX800P di QNAP. Questo è veramente un NAS che è una bomba. Io ve lo giro, ve lo metto qua così potete vederlo. Bello. Dopo vi prendo il QNAP perché dentro è leggero, vedete? Vedete, lo alzo così, praticamente pesa nulla. Se ci fosse dentro il QNAP, questo tavolo sprofonderebbe, non scherzo. È un NAS che vi dicevo pesa circa 5 kg più o meno. Allora, abbiamo un processore da 2.4 GHz, architettura a 32 bit, ok? Ci sono due versioni, quello a 4 GB di RAM e quello a 8 GB di RAM. La flash è una 512 MB, abbiamo 4 slot, appunto, vedete, 4 byte di espansione. Abbiamo due porte gigabit Ethernet per fare anche l'LACP o la LAG, insomma per avere 2 gigabit in full duplex. Poi chiaramente dall'altra parte ci deve essere il dispositivo che supporta questa funzione, oppure se collegate direttamente ad uno switch dovete necessariamente avere la possibilità di attivare l'LACP o la static LAG sullo switch. Poi abbiamo 5 porte Ethernet, 4 sul retro e abbiamo poi una porta sempre 3.0 davanti, compatibili con tutto, UPS, chiavette wireless, insomma chi ne ha più ne metta. Abbiamo poi chiaramente, vedete, il display davanti interrogabile con gli indirizzi IP della LAN 1 e della LAN 2
E poi abbiamo la possibilità di metterlo in stand-by, di spegnerlo, tenendo premuto dirà shutdown e poi si spegnerà. Insomma, una serie di funzioni davvero molto carine. Il peso ve l'ho detto, siamo nell'ordine dei 5 kg e il consumo massimo è 50.38 watt, così ha dichiarato QNAP. Abbiamo anche due porte HDMI, insomma, un dispositivo davvero completo. Ma io direi di mettere da parte la scatola, smetterla di parlare che parlo sempre troppo. Qua non vi ho fatto vedere dietro, confermo, due porte HDMI. Mettiamo da parte questo scatolottone e prendiamo lo scatolottone di ferro, eccolo qua, guardate che bello, guardate che bello, soprattutto, aiuto, oddio è pesantissimo, e dentro solo un bye, cioè scusate, solo un bye occupato, appunto, dopo vi faccio lo zoom con la tele, con la videocamera, da un bye da un VD Green, intanto ringrazio ancora l'ufficio stampa di QNAP che me l'hanno mandato in prova, grazie QNAP, sei gentilissima. Allora, che dire, l'alimentatore è già incorporato, infatti basta un classico cavo di quelli da PC, vedete? Qua c'è la ventola, piccola ventola, e qua c'è la ventolona grande. Fa rumore? Allora, questo non è un NAS da casa, quindi non va messo nella camera da letto, sul comodino insieme al Kindle. Questo è un prodotto da ufficio, però per il prodotto che è, vi devo dire che non fa rumore. Qua vedete l'espansione slot per la PCI Express per la 10 gigabit, ok? Qui le due porte HDMI, qui abbiamo le quattro porte, guardatele, le quattro porte USB 3.0 e le due porte gigabit Ethernet. Se siete dubbiosi che sia in ferro, ve lo comunico in ferro. QNAP, stai tranquilla, non lo rompo. Qui abbiamo l'uscita per il jack delle cuffie da 3,5 e qui il tasto di reset. Nella parte laterale abbiamo anche qua dei fori per garantire una miglior ventilazione del prodotto. Sotto abbiamo appunto le varie specifiche, il modello TVS463, vabbè, si alimenta direttamente a 220 volt perché vi dicevo che appunto l'alimentatore è embedded, integrato appunto nel NAS, made in Taiwan, ci interessa poco. Davanti abbiamo il cunappone, eccolo qua, lo metto giù, e vi faccio uno zoom, tac, zoom eseguito, guarda che bello, tac, NAS. Qui abbiamo il display, qui 4 by. Come togliere il by? Niente di più semplice. Tiriamo. Ah, tra l'altro c'è anche la chiave, perché questi sono chiudibili. Potete chiuderli. E se la donna delle pulizie, che pagate 3 euro l'ora, ne vuole 6 e vi fa uno scherzo, tenta di estrarvi l'hard disk, voi non ci riesce perché sono chiusi. Ecco, un po' di ironia ci vuole. Questo è un VD, un Western Digital, che mi ha dato... che mi è stato dato da QNAP. Tac, si mette dentro. Come? Ve lo faccio vedere. Questo è il carrellino, ok? Qui inserite chiaramente l'hard disk e nulla di più semplice. Poi lo prendete, stavo già sbagliando, girate, inserite così e poi tac, si chiude. Qui davanti abbiamo la porta USB 3.0 e il tastino copy per copiare tutto quello che c'è nell'hard disk nel QNAP, e qui c'è il tasto di power per spegnerlo, cioè per accenderlo basta premere, per spegnerlo bisogna tenere premuto. Qui appare una scritta con scritto shutdown come un contatore, alla fine il contatore farà tip e si spegnerà, anzi inizierà a spegnerci, ci vuole circa un minutino o due. Niente, io direi che per questo breve video, dove praticamente ho parlato per esattamente 9 minuti e questa è una preview, passiamo direttamente al Turbo QNAP, andiamo nell'interfaccia e vediamo un attimino cosa offre questo prodotto. Seguitemi! Bene amici del SoundCloud, adesso siamo all'interno della pagina del NAS. Il mio Flixbox gli ha dato l'indirizzo IP 178.25, vabbè la mia sottorete è sempre una slash 24 ma in classe 178, vabbè poco male, comunque date nel vostro modem router riuscirete ad accedere al QNAP.
Bene, allora, cosa offre questo QNAP? Allora, in realtà diciamo che il software di questo NAS è il medesimo su tutti i NAS di QNAP. Questo in più offre, come vi dicevo, il supporto 10 giga per la fibra, quindi per gli uffici, eccetera, per avere direttamente praticamente la fibra che vi entra nel NAS, però per questo serve un appunto modulo aggiuntivo. Allora, il NAS io l'ho provato per parecchio tempo, vi posso dire che tendenzialmente funziona bene. Questo è un NAS di una fascia piuttosto elevata, perché appunto è un NAS che costa di listino circa 800 euro. Allora, io ho cercato di provarlo a 360 gradi, ho provato a fare VPN, non c'è nessun tipo di problema. Ho provato l'applicazione che supporta il protocollo ONVIF per le telecamere e non vi è alcun tipo di problema. Ho provato Q-Sync e Myqnap Cloud. Allora, e PhotoStation anche. Allora, su questi programmi devo dire che è brutto da dire, ma secondo me c'è ancora da lavorare perché le applicazioni sono piuttosto acerbe per quanto riguarda Android almeno. E mi sono già anche confrontato con l'assistenza di QNAP. Non che le app non funzionino, che in realtà ogni tanto non vanno, devo essere sincero, ma ho notato un po' acerbe, mancano delle piccole cose che per esempio in Synology ci sono, tipo sincronizzo le foto del telefono, eliminamele definitivamente dal telefono. E queste cose non le ho trovate, è un po' laborioso, insomma. Non ne sono rimasto molto convinto. Invece, per quanto riguarda tutte le altre applicazioni, funzionano tranquillamente bene. Ripeto, ho provato appunto il protocollo ONVIF con la mia Foscam R2, funziona bene. Praticamente la Foscam si interfaccia con il NAS, vi fa allorquando riceve un movimento, eccetera, le registrazioni, potete salvare le foto tutto su NAS e attingere poi da remoto a queste foto, a questi video. Ha la transcodific hardware, quindi nel caso in cui qualche video, eccetera, il vostro telefono, smartphone, tablet, eccetera, non è compatibile, lui praticamente fa la transcodific hardware in tempo reale, del video. Per quanto riguarda la File Station, qui potete andare a vedere tutte le varie cartelle che sono montate nell'hard disk, avete deciso se fare RAID 1 o RAID 0, insomma, queste non vuole essere una videoconfigurazione, ma una recensione. Per quanto riguarda il protocollo ONVIF, vedete che abbiamo diversi snapshot che abbiamo fatto. E devo dire che questo protocollo funziona egregiamente. Anche la parte record, non ho avuto nessun tipo di problema, registra tutto, le notifiche sono puntuali e quant'altro. Per quanto riguarda PhotoStation, abbiamo la possibilità nel multimedia di caricare automaticamente le foto per quanto riguarda Android e anche iOS, quindi praticamente quando entrate in casa oppure in qualsiasi rete wifi, spiaggia al mare, eccetera, oppure anche in 3G, avete la possibilità di salvare le foto in maniera completamente automatica e quindi abbandonare tutti i cloud come Gmail, Google. No, Gmail, come SkyDrive, adesso non mi ricordo perché non li utilizzo, MakeUpload e quant'altro. Insomma, utilizzerete come cloud il vostro NAS, che tra l'altro fa anche il mirroring di questi servizi gratuiti come appunto vi citavo prima, Google Drive, MakeUpload e quant'altro. Vi devo dire che c'è anche un antivirus che diciamo lavora bene, fortunatamente non ho mai avuto modo di provarlo, anzi di ricevere notifiche perché lavora in maniera automatica, perché fortunatamente non ho mai ricevuto virus. Vi è la possibilità di montare cartelle condivise come per esempio in FTP piuttosto che in HTTP a diversi gruppi, potete per esempio creare dei gruppi. Ad esempio, potete creare un gruppo administrator dove siete dentro voi e basta, e poi creare un gruppo famiglia, per esempio, dove tutti i vostri familiari potranno attingere a cosa? A quello che volete voi e non a tutto. Oppure non entrare nel NAS, non poter fare alcune cose, insomma, delle personalizzazioni davvero molto interessanti. E poi abbiamo anche la possibilità di creare gruppi sotto forma di VPN, ovvero io entro in VPN, posso vedere alcune cose e altre invece vengono nascoste.
Per quanto riguarda l'utilizzo domestico del NAS, chiaramente diciamo che questo NAS può anche essere utilizzato come ho fatto io in maniera domestica, però ripeto, per quanto riguarda l'utilizzo domestico, chiaramente 800 euro mi sembra veramente esagerato, quindi va bene per aziende e quant'altro. L'app center di QNAP è sempre molto, molto ben fornito. Abbiamo Music Station che permette appunto di sincronizzare tutta la musica, oppure Media Streaming Add-on che permette di mandare in DLNA qualsiasi cosa sulla vostra televisione, eccetera. Ripeto, allora, questo NAS mi è piaciuto. E poi, scusate, intanto anche per la sorveglianza abbiamo Surveillance Station, che è un'applicazione di QNAP, oppure anche alcune non proprietarie. Questa funziona bene, come avete provato a vedere nelle cartelle, comunque il rapporto di comunicazione tra la mia R2 di Foscam e il NAS avviene in maniera veramente splendida. Quindi, perché utilizzare questa applicazione, non per esempio il cloud di Foscam? Ma sinceramente c'è un mondo di differenza. Intanto di solito i cloud delle IP camera sono a pagamento, e questo invece è un cloud completamente gratuito, non dovrete sborsare praticamente nulla. Quindi avere un NAS in Italia, devo dire che è una cosa non di nicchia. Secondo me non vi è la conoscenza del prodotto. Quindi sicuramente questo video era volto a far capire sia ai professionisti di quello che è appunto le possibilità che si hanno con questo NAS, che poi tra l'altro adesso mi è venuto in mente compatibile anche con Time Machine, potete fare backup anche di Windows 10 e quant'altro, però è più un video molto breve per farvi capire appunto cosa serve un NAS, e adesso ve lo spiego. Un NAS cos'è? Anzi, non ve lo dico. E magari faccio un video approfondimento molto marketing, molto pubblicitario, dove vi spiego cos'è un NAS e cosa vi può servire. Quindi vi lascio il punto di domanda nel vostro cervelletto. Con questo video vi saluto e niente, al prossimo video da Alessandro Tech World è tutto, ciao!